Continuiamo a scoprire con le nostre interviste la vastissima rete di gruppi e band di musica popolare calabrese tornata assai in voga nell'ultimo quinquennio. Oggi è il turno dei Taranta Ionica, che abbiamo incontrato sul palco di Montauro lunedì 27 luglio. Vincenzo Pacicca, Mauro Garito, Alberto Aiello, Elsa Sgro, Vincenzo Pennisi, Valentina De Gori, Francesco Tino e Diego Barbalace, tutti provenienti dall'area delle Soveratese e delle sede catanzaresi con Chiara Valle in primis, sono loro i Taranta Ionica, nati a fine 2011, cresciuti e consolidatisi negli anni 2012-2013 tramite un'intensa attività di concerti live nelle più disparate piazze calabresi. Sì, belle esperienze, è nato un po' per gioco, piano piano siamo cresciuti e speriamo di andare ulteriormente avanti, questo è il nostro obiettivo. Tanti sacrifici, guarda, tanti sacrifici e non un po' per rendere partecipe tutto il gruppo. Collaborazione d'amicizia, prima ancora della musica, venirci incontro reciprocamente è un caposaldo per il nostro gruppo, giovane ma già unito e compatto, affermano i Taranta Ionica ai microfoni di RTC Telecalabria. Quello che dico io, sempre l'amicizia prima di ogni cosa. Noi sponsorizziamo l'amicizia, il senso di partecipare, il senso di fratellanza, di unione. È bello vedere comunque tanta gente unita a ballare sulle note della nostra musica, quindi siamo veramente orgogliosi, contenti. Importantissimo nella visione e nel pensiero dei Taranta Ionica il richiamo alla tradizione e dall'orgoglio di essere calabresi, un orgoglio da portare e propugnare ovunque. Cioè, lo chiamiamo sempre, l'orgoglio di essere calabresi. Su calabresi è ben davanti e lo possiamo gridare. Dal punto di vista professionale puntiamo a rivisitare e riproporre la musica popolare attraverso una particolare combinazione di sonorità moderne e tradizionali.